velocissime le ultime tappe sulla strada della donna. Dal regno della grazia, che rimane il suo privilegio, l'altra metà ha ormai occupato con gentile ma irresistibile prepotenza anche i domini che parevano esclusivi dell'uomo. È scesa sulle arene, salita nei cieli, angelo delle carlinghe, giunge persino a gareggiare coi fachiri nei primati del digiuno e non a scopi dimagranti. Oggi non si parla più di femminismo, la donna è equiparata all'uomo in tutti i diritti patrimoniali, civili, politici. Attualmente in Italia si discute se essa debba far parte della giuria nelle corti d'assise. Sentiamo il parere di un magistrato, Sua Eccellenza Battaglini. Favorevole all'ammissione della donna nella giuria popolare, ma limitatamente ad un numero non superiore ad un terzo dei componenti del collegio. Di un giurista, il professor Manassero. Per opinione mia, è preferibile alla donna giurata, la donna sposa e soprattutto la donna madre. Di un penalista, l'avvocato D'Angelo Antonio. Se la donna è entrata in Parlamento, al Senato e al Governo senza inconvenienti, anzi con plauso, non si capisce perché non possa essa applicare come giudice le leggi che fabbrica. Quindi sono fermamente per il sì. Della vincitrice di un processo, Gina Lollobrigida. Mi sono chiesta varie volte se al processo di Fine i giudici fossero state donne. Quale sarebbe stato il verdetto? Di assoluzione? Non so. Comunque io sono per noi donne nelle giurie popolari. E a questo punto dell'inchiesta vorrei dire anch'io il mio parere. Se le giurate saranno tutte come la nostra Lollobrigida, certo dalla gabbia degli imputati si godrà una gran bella vista.